Amici, qui con Lambenedetto che sta facendo l'analisi del match. Ragazzi, attenzione, l'analisi del match con Gaggi. Forza Lambenedetto. Ma quello che voglio dire è che comunque sei andato contro uno che magari potrebbe avere la tua forza, perché comunque hai un gran fisico, la forza ce l'hai e tutto. Però stai parlando con uno che tecnicamente è mille volte te, nel senso che lui è uno che la tecnica ce l'ha e in questo sport un bel 40% è anche la tecnica. È come facendo un paragone sciistico, è come se lui andasse su una pista rossa, una pista roba, e tu sei sulla pista baby. Lui ha una tecnica che è molto forte. Probabilmente se tu ti allenassi 6 mesi con un campione che ti allena a livello tecnico, con la forza che hai, col fisico che hai, potresti giocartela tranquillamente. Sì, sì. Magari confermo, anche batterlo. Ti confermo, l'analisi che stai facendo è giusta. Sì. Anche perché l'ho sempre detto. Però l'allenamento che ho fatto in questi ultimi 6 mesi è stato con solo il Gabriel, e non ho avuto modo di allenarmi. Addirittura a Palma di Mallorca l'ho usata come un allenamento, è vero, perché dopo 6 mesi, più di 6 mesi, 7-8 mesi che non toccavo un braccio forte, poi appena ho visto quelle mani ho cercato di provare il più possibile. È chiaro che se arriva qui una bestia di 130 kg, alto 1,95, con una forza incredibile, a tutte e due vi batte. Però con due fisici che sono più o meno similari, perché anche Gaggi c'ha un fisico della Madonna, sì, come te, a parità diciamo di forza, è chiaro che lui con una tecnica della Madonna ti batte facilmente. Cioè, è uno sport dove conta anche la tecnica, ok? Oltre alla forza, conta anche la tecnica, non c'è niente da fare. Cioè, il braccio di ferro non è solo forza, è anche tecnica. E Gaggi è forte, cioè, è forte. Bravo Lambenedetto, ottima analisi, ragazzi.